E infine, un altro esempio, è un caso particolare che è importante perché ha notevoli applicazioni nella realtà. È il coseno rialzato. L'idea qual è? L'idea è prendere in frequenza una funzione che è pari a quella che garantisce la banda minima, cioè la finestra rettangolare, e poi dire a se stessi: questa forma d'onda ha una banda troppo piccola perché dà luogo a impulsi instabili con tutti i problemi che abbiamo detto, serve una banda un po' più grande, come faccio ad allargare la banda? Beh, un modo è fare la convoluzione con un'altra funzione. E questa contribuisce con l'eccesso di banda. In frequenza abbiamo questo, vuol dire che nel tempo abbiamo qualcosa del tipo, anzi esattamente questo, l'antitrasformato della convoluzione è il prodotto ordinario e quindi abbiamo sinc di t su t per g di t. Questa funzione qui è la sinc che avevamo prima, quando la campionata è passo t otterrete la delta di Dirac che vi serve, cioè 0 ovunque tranne che in 0 dove fa 1. Quindi questo fa sì che la condizione acqua sia soddisfatta. Questa funzione qui invece, gt, è una funzione che va a 0 abbastanza velocemente e quindi aumenta la velocità con cui y va a 0, e quindi invece di andare a 0 come 1 su t, filtro instabile e con i vari problemi di cui abbiamo parlato, non ultimo dei quali quello che è sensibile agli piccoli errori sul passo di campionamento, ebbene gt cambia l'andamento a 0 da lineare, da 1 su t a qualcosa in più, vedremo 1 su t al cubo, quindi andrà a 0 molto velocemente e quindi sarà stabile e sarà poco sensibile a piccoli errori sul passo di campionamento, che è esattamente quello che volevamo. Bene, nel coseno rialzato questa funzione g di f si prende così. Y t su 2 alfa, coseno di y f t su alfa, y finestra rettangolare f t su alfa. E di conseguenza g di t, che la sua antitrasformata è coseno di y alfa t su t diviso 1 meno 2 alfa t su t al quadrato. Ok? Non dimostriamo che quella è trasformata, lo potete andare a vedere su qualsiasi libro e non è che ci interessa più di tanto. Viceversa, y di f quando g di f ha questo aspetto diventa, qui non c'è spazio, la riporto qui,
Ci sono molti modi per scrivere il coseno rialzato. Questo è uno di questi modi, non è l'unico. Nell'intervallo di frequenze che vanno da 1 meno alfa su 2t in modulo, intervallo frequenziale, e 1 più alfa su 2t, il coseno rialzato ha questo aspetto: t mezzi 1 meno seno di pi greco t su alfa modulo di f meno 1 su 2t. Invece, se modulo di f è minore di 1 meno alfa su 2t, allora è costante fa t. Altrimenti, se il modulo di f è maggiore di 1 più alfa su 2t, fa 0. Fatemi cancellare questo, che può essere un po' confusionario, e lasciamo solo le cose che ci interessano. Un disegno chiarisce meglio le cose. Ricordate il disegno precedente del trapezio? Bene, questo è un caso simile al precedente, soltanto che prima avevamo dei lati, avevamo i lati obliqui del trapezio che erano delle linee rette. Qui abbiamo invece un coseno, e quindi abbiamo un andamento a zero in frequenza più morbido, cioè una continuità maggiore, e come sapete ogni volta che c'è un aumento di continuità della funzione nell'altro dominio c'è un aumento della velocità di andamento a zero. Quindi più la funzione in un dominio è continua e più l'andamento a zero nell'altro dominio è veloce. Quindi col trapezio avevamo a che fare con una funzione che era continua, ma la cui derivata non era continua perché l'aveva spezzata, qui era solo c0. Qui invece è continua con derivata continua, forse anche derivata seconda, beh, non ci interessa, comunque ci sono più gradi di continuità e quindi va a zero più velocemente. Questo punto qua, qui fa t, questa è y di f, qui siamo a metà e fa t mezzi. Questo punto qua è il solito punto, 1 su 2t. Questo è 1 più alfa su 2t, e questo punto qua è 1 meno alfa su 2t. E dall'altra parte è simmetrica, infatti qui è modulo di alfa. Quindi tutto quello che succede a destra dell'asse y succede anche a sinistra dell'asse y. A voi non è che servirà ricordarvi l'espressione, la forma del coseno rialzato, eh? Quando serve si prende un libro e si va a vedere. Per risolvere gli esercizi ci interessa soltanto sapere le cose più importanti, cioè la banda e il suo andamento. È costante fino a 1 meno alfa su 2t, poi va a 0 con un coseno e arriva a 0 a 1 più alfa su 2t, quindi la banda è 1 più alfa su 2t. Questa è la cosa che ci interessa. Alfa si chiama fattore di Roloff. Chiaramente è, come prima, un numero compreso tra 0 e 1. In realtà per avere un coseno rialzato deve essere strettamente maggiore di 0, di 1. Scusate, 0. Perché se fosse 0 avremmo una finestra
di nuovo rettangolare. Perché questa forma d'onda, o meglio questa funzione qui, soddisfa? Perché la condizione Nyquist viene soddisfatta? Facile, lo stesso motivo che abbiamo visto prima col trapezio. Se replicate questa funzione qui a passo 1 su t e dividete per t, quindi 1 su t, replicazione a passo 1 su t, y di f, ottenete una cosa del genere. Questa è la replica centrale, questa è la prima replica a destra e così via. La replicazione dà luogo alla costante che volevamo. Questa è la prima replica, sta 1 su t, la seconda 2 su t e così via. Ok? Quindi y e t era, abbiamo detto, la sinc, quindi sinc di t su t per g di t, che è questa qui, quindi coseno di pi greco alfa t su t diviso 1 meno 2 alfa t su t al quadrato. Questo lo possiamo togliere, fa solo confusione. Vantaggi e svantaggi di questo coseno rialzato. O meglio, i vantaggi, insomma. Uno, eccesso di banda contenuto e modulabile attraverso il termine alfa. Due, è anticausale, scusate, è non causale, perché vedete va da meno infinito a più infinito, risposta impulsiva. Però la potete tranquillamente rendere causale troncandolo e traslandolo a destra. Non si perde tanto, perché grazie al fatto che l'andamento a zero non è più lento come la sinc 1 su t, ma molto più veloce, questa forma d'onda va a zero molto velocemente, quindi se la troncate, la forma d'onda troncata è approssimativamente molto, è molto simile a quella non troncata. E poi è abbastanza robusto a piccoli errori sul passo di campionamento. Perché? Perché l'andamento a zero è molto veloce. La sinc va con 1 su t, qui abbiamo qualcosa che va a 0 con 1 su t quadro, tutto va a 0 con 1 su t al cubo, quindi va molto velocemente a 0. Quindi, e soprattutto, quarto punto, se stavamo a 3, 3 se stavamo a 2, è stabile. Sempre per lo stesso motivo, perché va a 0 con 1 su t al cubo. Nel tempo l'aspetto è qualcosa del genere. Uno su t, qui i nulli non so bene dove stanno, ma a ogni multiplo di t sicuramente c'è un nullo. Quindi ha un aspetto che ricorda vagamente una sinc, ma va a zero molto più velocemente. Potrebbe avere altri nulli, ma sicuramente c'è un nullo ogni 1 su t. Così poi dopo, quando andrà a campionare, a passo t resta 1 in 0 e
0 altrove, perché c'è proprio la sync qui. Qui sono i nulli della sync più nulli di quest'altra funzione. Chiaramente questo è quello che ydf modulo ydf deve essere il nostro cdf modulo uguale. Ok? Quindi questa è la forma che deve avere psdf modulo quadro, quindi psdf modulo quadro deve avere l'aspetto di un coseno rialzato. Il che significa che xt deve essere l'antitrasformata della radice di un coseno rialzato. Insomma, psdt va presa come radice di coseno rialzato. Radice di coseno rialzato. Quindi nel solito grafico prendete in trasmissione un filtro radice di coseno rialzato. In ricezione un filtro radice di coseno rialzato. Cioè questa qui deve essere l'antitrasformata di radice di ydf, ok? In questa maniera, quando andrà a campionare, non ci sarà interferenza intersimbolica. Ok? Se poi guardate un po' meglio la situazione, capite che se volete generalizzare al massimo, la cosa importante non è che il filtro trasmittente sia una radice di coseno rialzato e quello ricevente sia una radice di coseno rialzato, perché io potrei anche gestire il caso più generale in cui il canale qui è distorcente e ha una risposta impulsiva del tipo HDT o psi-channel, ok? Questo qui lo chiamo filtro in trasmissione, ci metto il page TX, e questo lo chiamo filtro in ricezione, che è un generico PsiT. Chiaramente quando il canale è AVGN, quindi la risposta impulsiva del canale è una delta di Dirac, io prendo il filtro ricevente adattato al filtro trasmittente, ok? L'abbiamo detto prima. Se il canale è AVGN, questa è una delta di Dirac, via, non ci sta. Se utilizzo Psi in trasmissione, in ricezione, per applicare regola ML, prendo il filtro adattato a quella trasmissione, quindi psi di meno t. E poi sono abbastanza furbo da fare in modo che psi e psi di meno t soddisfano l'autocorrelazione di psi soddisfa la condizione Nyquist, cioè campionata fa una delta di Dirac, così non ho interferenza intersimbolica. Nella realtà, però, quello che mi serve, se voglio essere il più generale possibile, è che il filtro trasmittente convoluto il canale, convoluto il filtro ricevente, è che questo qui campionato faccia la delta di Dirac, ok? Basta che questo soddisfi la condizione Nyquist, lui campionato faccia una delta di Dirac, oppure se preferite la sua trasformata di Fourier replicata faccia una costante, ok? I casi precedenti sono un caso particolare di questo, in cui questo faceva delta di Dirac, quindi non c'era. Quindi la cosa importante è che tutto questo oggetto qui sia un coseno rialzato, così quando andrà a campionare non ho interferenza intersimbolica. Chiaramente un modo per avere tutta questa cascata che sia un coseno rialzato nel caso in cui di canale VGN è che io prendo un filtro trasmittente radice coseno rialzato, il canale è una delta di Dirac perché non introduce distorsione,
in ricezione prendo un altro filtro radice coseno rialzato, e la convoluzione fra radice coseno rialzato, delta e radice coseno rialzato fa un coseno rialzato, che soddisfa la condizione Nyquist. Ok? Va bene. Ma questo è soltanto il caso di modulazione lineare Q uguale 1. Che succede quando la modulazione non è lineare? Procediamo facendo qualche altro esempio. Vediamo il caso di modulazioni bidimensionali Q uguale 2. In questo caso abbiamo due forme d'onda di base, psi con 1 e psi con 2, perché la cardinalità della dimensionalità dello spazio segnale è 2, quindi sono due vettori di base. E allora la condizione Nyquist, che era in frequenza, vi ricordo che psi con i di f per psi con j di f coniugato, replicato, fa delta ij. I e J fanno o 1,1 o 2,2 o 1,2. Quindi vuol dire che queste due forme di onda di base devono essere tali che 1 su T, replicazione a passo 1 su T di psi con 1 di F modulo quadro, quindi quando prendo 1,1 è uguale a 1 su T, replicazione a passo 1 su T di psi con 2 di F modulo quadro, quindi 2,2. In questo caso deve fare 1, una costante, mentre invece 1 su t, replicazione a passo 1 su t di psi con i, psi con j, con i diverso da j, quindi psi con 1 e psi con 2 coniugato, deve fare 0. Queste sono le due condizioni, anzi tre, le tre condizioni che le due forme d'onda di base devono soddisfare. Ok? È quello che abbiamo visto prima. 1 su t, replicazione a passo 1 su t, di psi con i, psi con j coniugato uguale delta ij. Quindi quando i e j fanno 1,2 deve fare 0. Quando i e j fanno 1,1 oppure 2,2 deve fare una costante, 1 in particolare. Ok? Vediamo allora che condizioni abbiamo sulla banda minima del segnale trasmesso. In questo caso ci sono più forme d'onda di base che potete utilizzare e che soddisfa la condizione Nyquist con la banda minima possibile. Il primo esempio potrebbe essere questo. Potremmo prendere, faccio il disegno perché è più semplice, psi con 1 di F esattamente come prima. C'è una finestra rettangolare. E quindi è T di greco di F di T. E questa soddisfa la condizione Nyquist perché sarà replicata da una costante, l'abbiamo già visto. Ma adesso me ne servono due.
Quindi serve anche psi con 2. Come la posso prendere psi con 2? Cioè, in un modo potrebbe essere questo. Se questo è 1 su 2t, questo è 1 su t, meno 1 su 2t, meno 1 su t. Qui sono due finestre rettangolari centrate, quindi T per una finestra rettangolare Y di F e T centrata a 3 quarti, quindi F meno 3 quarti su T per T più Y di F più 3 su 4 T per T. Vabbè, insomma, ci vuole più tempo a scriverlo che a capire il disegno. Due finestre rettangolari. E quindi chi sono le due forme d'onda psi con 1 e psi con 2? Che ancora dobbiamo vedere se realmente soddisfa la condizione di Nyquist. Psi con 1 è la stessa di prima, quindi è, devo fare la radice di quell'oggetto lì, quindi c'è radice t, anche trasformata. Quindi 1 su radice di t, sinc di t su t, mentre psi con 2, e la potete vedere in un paio di modi. Abbiamo a che fare con una finestra rettangolare ampia 1 su 2t, quindi abbiamo sinc di t su t mezzi, no, scusate, 2t su t, perché una finestra rettangolare ampia 1 su 2t, quindi t su 2t, poi qui ci dovrei mettere coseno, questo mi dà luogo a un 2 diviso 2 radice t pi greco, e il coseno a un mezzo, e quindi radice di t che al quadrato fa t, dovrebbe essere questo. Ma la possiamo anche vedere in un'altra maniera, perché questa coppia di finestre rettangolari la posso ottenere come una finestra rettangolare più grande a cui sottraete la finestra rettangolare al centro, cioè questa qui. La finestra rettangolare più grande è alta t, quindi abbiamo sinc di 2t su t, in modo tale che il primo nullo, scusate, in modo tale che la sua trasformata sarà una pi greco di f e t mezzi, e quindi arriva fino a 1 su t. In questo caso avremo un t mezzi qui, scusate, un 2 su t qui dobbiamo avere, ma
poiché il suo quadrato deve dare t, abbiamo 2 sulle radice di t. Infatti in questa maniera, quando faccio la trasformata, ottengo t mezzi, quindi 2 semplifiche, appare radice di t, che al quadrato darà il t che mi serve. A questa ci devo togliere la finestra centrale, che è la stessa di prima, quindi questa qui. 1 su radice di t, sinc di t su t. Vabbè, ci interessa poco, ragazzi, perché avrei anche potuto evitare di fare questo, ma semplicemente di lanti trasformati di questo genere. Ognuno se lo faceva a casa. A noi la cosa importante è, 1, vedere quanto è la banda minima in questo caso, 2, verificare che la condizione di acquisto venga soddisfatta. Quindi, cancelliamo questo che dà un po' di casino, cancelliamo questo, e vediamo se la condizione di acquisto viene soddisfatta. Cosa dobbiamo verificare? Che questa replicata di una costante, che questa replicata di una costante, e che il prodotto di queste due replicato faccia 0, che sarebbe la seconda. Beh, la seconda è ovvio, se faccio il prodotto di queste due fa già 0, perché sono non sovrapposte in frequenza, quando la replico fa 0, quindi la seconda è anzi la terza è soddisfatta. Rimangono le prime due da verificare. La prima è la condizione di questo su questo, replicata deve dare una costante, è soddisfatta, l'abbiamo visto prima, quindi anche la prima è soddisfatta, quindi la prima su ψ1 è soddisfatta, la terza su ψ1 e ψ2 è soddisfatta, manca soltanto vedere se la seconda è soddisfatta, cioè se questa replicata dà una costante. Ma dovrebbe essere facile vederla, perché la replica centrale è questa, ok? E questo punto qua si chiama 1 su 2t, mentre questo punto si chiama 1 su t. Questa si chiama 2 su t e così via. Quando prendere questa e la replicate di t, questa si chiama meno 1 su t, e la replicate di t a destra, vuol dire questa qui dovrei mettere 1 e 2, qua, ok? E quindi mettere un triangolino qui e uno qui. Poi quando prendete lei stessa replicata a sinistra, fate 1 e 2, mettete un rettangolino qua e un altro qui. Poi quando la replicate a destra del 2, fate 1, 2, 1, 2, altro rettangolino qua e così via. Insomma, viene una costante. E quindi anche quella soddisfa, questa qui soddisfa la condizione di questa. Scusate, dico soddisfa la condizione di Nyquist, ma non è corretto, è la coppia che soddisfa la condizione di Nyquist. Nel caso Q uguale 2, la condizione di Nyquist si trasforma in tre condizioni. Quindi questa qui è 1 su t, replicazione fa 1 su t, di t con 2 di f modulo uguale. E viene una costante, quindi quella coppia va bene. E questo è il minimo che potete fare. Più di questo non si può stringere la banda. Quindi la banda minima qui è il doppio di prima. Vedete, prima arrivava 1 su t, adesso arriva 1 su t. Questa è la banda occupata da questa coppia di forme d'onda di base. 1 su t. E questo è un esempio, ma non è l'unico modo per ottenere la banda minima. Un altro esempio è questo qui. Abbiamo
se funziona, radice di 2 su t sinc di t meno diviso t mezzi t meno t quarti e il secondo 2 di t, i ritardi non servono a nulla, giusto per 2 su radice di t sinc di t meno 3 quarti di t su t mezzi. Cioè stiamo dicendo che y di t è questa qui. Allora, prima di scrivere cerchiamo di capirci. Il caso monodimensionale, cioè lineare, banda minima era una sinc, giusto? Sinc è t su t. Ora qui la dimensionalità non è 1 ma è 2. Come si può ottenere la banda minima generalizzando il caso precedente? Bene, prendete due forme di onda di base che sono esattamente quella di prima, cioè una sinc, ma solo che adesso la prendiamo non ampia, scusate, non una sinc di t su t, ma una sinc t su t mezzi. Insomma, impongo la condizione di Nyquist su un passo di simbolo che è t mezzi invece che t. Prima avrei detto utilizza 1 su radice di t sinc di t su t. Se proprio voglio mettermela centrata perché voglio immaginarmi l'impulso che viene trasmesso nell'istante di segnalazione 0t, lo centro a t mezzi, ci metto meno t mezzi. Tanto i ritardi temporali danno luogo a una modulazione in frequenza che col modulo quadro non dà problemi alla condizione Nyquist. Quindi avrei avuto, avevamo una sinc che faceva così, col primo nullo sta 1 su t, ho una sinc leggermente spostata, va bene? Eccolo qua. Come posso avere due forme d'onda e soddisfare una questa? Le prendo le stesse di prima, ma invece di avere il nullo a t, lo prendo il nullo a t mezzi, le stringo. E ne metto una qua, quindi è il primo nullo sta a t mezzi, quindi il primo nullo dovrebbe stare qua, ma lo trasla a destra di t quarti, quindi strappo il primo nullo. Ok? E poi altri t mezzi, quindi qua. Mentre il secondo 2 potrebbe avere questo aspetto. È sempre una sinc, ma stavolta è centrata a 3 quarti di t. Questo è 3 quarti di t. Sta qui. Il nullo sta qui. E così. Va bene? Monodimensionale, sinc di t su t. Bidimensionale, sinc di t su t mezzi, più stretto. Perché questa soddisfa la condizione? No, questa si vede facilmente. In frequenza, ad esempio. Infatti in questo caso psi con 1 di f modulo quadro è uguale a psi con 2 di f modulo quadro ed è uguale a cosa? La trasformata di una sinc, quindi è il ritardo non mi interessa perché dà luogo a una modulazione che va via dal modulo, quindi la trasformata di una sinc di t su t mezzi, quindi è t mezzi per radice 2 su t diventa radice t mezzi al quadrato t mezzi finestra rettangolare y di f t mezzi. Quindi una finestra che è più bassa, è la metà più bassa di prima, ma più larga, è il doppio della larghezza che aveva prima. È chiaro, se devono essere forme d'onda a norma unitaria, se l'allargo devo per forza abbassarla, altrimenti l'area non fa 1. Stavolta invece di andare da meno 1 su 2t a più 1 su 2t, va da meno 1 su t a 1 su t.
ed è alta a t mezzi però. Ecco le due forme d'onda. O meglio, le due forme d'onda sono quelle. La loro trasformata di Fourier, modulo quadro è questa qua. Ora, per vedere se le prime due condizioni sono soddisfatte, devo prendere quell'oggetto, replicarlo a passo 1 su t e vedere se dà una costante. Quindi qui sotto ci metto la replicazione. Questo è 1 su t. E questa è la prima replica, ok? La seconda replica è proprio la stessa centrata 1 su t, quindi sta qua. E quindi qua al centro la replica centrale è t mezzi, più la prima replica shiftata a destra di 1 su t, t mezzi, fa t. Poi questa stessa la sposto a destra di 2, quindi 1 e 2. E quindi qui sommano 2, di mezzi più di mezzi fa t, e così via. Questa qua scelta da destra, a sinistra, fa questo oggetto qua, qua fa t mezzi, e così via. Insomma, si sovrappongono per il 50% le repliche. E così quando si vanno a sommare, t mezzi più t mezzi fa t. Questa è la replicazione. Questo è il grafico di 1 su t, replicazione a passo 1 su t, dell'oggetto di sopra. Quindi la condizione 1 e 2 è soddisfatta perché entrambe le forme d'onda ψ1 e ψ2 hanno lo stesso tempo. Bisogna soltanto vedere se è soddisfatta anche la terza. Per vedere se è soddisfatta la terza, verifico che la condizione nel dominio del tempo. Ok? Quindi farò ψ1 per ψ2 di f, vediamo che oggetto è. Quando io trasformo, replicazione in frequenza, cambiamento del tempo. Vediamo se il cambiamento fa sempre 0, perché la replicazione deve fare 0 in frequenza. Vuol dire nel tempo il cambiamento deve fare 0. Allora, ψ1 e t, ψ1 di f per ψ2 di f quanto fa? Allora, ho cancellato. Andiamo un attimo a memoria. ψ1 di f per ψ2 di f coniugato fa... ψ1 era radice di 2 su t, giusto? Per sinc di t su t mezzi, quindi viene radice di t mezzi t meno t quarti su t mezzi, esatto, quindi pi greco tf t mezzi, che è la trasformata di Fourier. Insomma, fa quell'oggetto lì. La prima è radice di t mezzi pi greco, per la seconda è fare radice di t mezzi pi greco. E quindi è t mezzi pi greco. Il problema è che c'è una ritardo, c'è un ritardo nel tempo, quindi una modulazione in frequenza. Il primo è ritardato di meno un quarto di t, quindi è elevato a meno 2 pi greco i f per t quarti, giusto? Il secondo invece è ritardato di 3 quarti di t, quindi elevato a meno 2 pi greco i f 3 quarti di t, ma
è coniugata a psi con 2, quindi ci va il più qui. Quindi questo è il prodotto delle due trasformate in Fourier, la prima e la seconda coniugata. Quindi scritto meglio è t mezzi, y di f t mezzi, e abbiamo un e elevato a 2π y f 3 quarti meno un quarto fa 2 quarti, cioè t mezzi. Quindi questa è, questo è il prodotto delle due trasformate di Fourier. Vi trovate? Se antitrasformo questo oggetto, ottengo radice di 2 su t sinc di che cosa? Di t su t mezzi, e poi c'è un anticipo di t mezzi. Giusto? Se vi fate il disegno, avete una sinc che ha i nulli ogni t mezzi, va bene? Qua c'è t mezzi, qua c'è t, qua c'è meno t mezzi, qua c'è meno t e così via. Ed è una sinc che il primo nullo sta a t mezzi, va bene? Quindi il luogo principale va da meno t mezzi a t mezzi, ma è traslata a t mezzi, scusate, più, è anticipata. Quindi è anticipata a t mezzi, quindi sta spostata qui. Quindi il picco ce l'ha a t mezzi. Ok? E poi dopo fa così. Quando andate a campionare questa funzione ogni multiplo di t, prendete 0 a 0, a t fa 0, a meno t fa 0 e così via. Prendete tutti i nulli della sinc. Lo vedete? Perché il picco non ce l'ha al centro, quindi prendete 1 e poi tutti 0. Il picco ce l'ha meno a t mezzi, quindi prendete soltanto gli 0 da sinc. Quindi dovevamo dimostrare che la replicazione di questo prodotto facesse 0. Abbiamo dimostrato nel tempo che il campionamento di questa antitrasformata, che dà luogo a questa funzione, fa 0. E infatti il campionamento fa 0. Qual è la banda in questo caso? Entrambe le funzioni hanno una banda 1 su t, la banda è 1 su t. Questa è la banda minima che potete avere. Non potete avere una banda più piccola di questa. È tutto chiaro? Mancano 3 minuti, faccio in tempo soltanto a aggiornare questa condizione qui. Abbiamo visto Q uguale 1, modulazione lineare, banda minima 1 su 2t. Q uguale 2, modulazione bidimensionale, banda minima 2 volte 1 su 2t. Infatti è 1 su t. Questa è 2 volte 1 su 2t. Non lo facciamo, ma il caso generale in cui la modulazione ha dimensionalità Q sarà Q volte su 2t. Quindi ecco la condizione sulla banda minima. La condizione Nyquist impone che la banda del segnale sia maggiore o uguale di Q su 2t. Anzi, se provo a essere preciso, all'uguaglianza non ci posso arrivare perché dovrei utilizzare impulsi che sono di tipo sinc, quindi instabili e quindi non realizzabili fisicamente. Però poi non potrei chiamare la banda minima, potrei chiamare l'infra della banda, e allora quindi lasciarlo uguale, ma sappiate che questo uguale si può ottenere. Ok? Maggiore è la dimensionalità della modulazione, maggiore è la banda richiesta affinché la condizione è questa si venga soddisfatta. Ma è ovvio, se avete una sola funzione di base, allora lei con tutti i suoi prodotti scalari con se stessa shiftati deve fare 0.
Quale ne vede m, affinché siano soddisfatte tutte queste condizioni, per tutte le m funzioni di base, scusate, per tutte le q funzioni di base, bene, non potete fare altro che stringere la dimensionalità di ogni funzione di base, la durata di ogni funzione di base. Insomma, banalmente, se voi avete questo tempo di simbolo, ok? E non volete che il simbolo corrente dia fastidio a un altro simbolo successivo precedente, abbiamo detto prima che un modo semplice è fare cosa? Prendere l'impulso e costringerlo a stare qua dentro. Bene, se avete una sola forma d'onda di base, vi basta un solo impulso. Se la dimensionalità è 2, qua dentro ci dovete mettere due impulsi, che fra di loro non si devono dar fastidio. Allora l'unico modo è dire, bene, li metto così, per esempio, i mezzi, e poi così, cerco l'ortogonalità del tempo. E se ne avete Q, dovete mettercene Q qui dentro. È chiaro che l'impulso prima al massimo poteva durare t secondi. Con Q uguale 2 al massimo può durare t mezzi secondi, con Q uguale Q generico al massimo dura t su Q secondi. Quindi ogni volta che aumentate la dimensionalità della modulazione dove stringere la durata dell'impulso e quindi aumentare la banda. Stringete l'impulso di Q volte, aumentate la banda di Q volte. Q su 2t. Ok? Questa è un'interpretazione, perché non è che dovete per forza utilizzare forme d'onda a durata limitata nel tempo.